Salve, sono Mauro di Monaco e vi seguirò sulla parte numerica di questo corso, quindi tutte le esercitazioni numeriche che svolgeremo nella laurea informatica. Con la prima lezione di oggi faremo l'introduzione alla media di simulazione di Matra, che immagino già conoscete, giusto? Avete fatto qualche esperienza precedente a questo corso in cui sicuramente avete utilizzato Matra. Quale corso? Controlli. Oltre a Matra, vi immagino avete visto anche qualcosa di Simulink. Ok. Vediamo che cosa, di cosa ci occuperemo in questa lezione. Guarderemo le principali librerie di Matra e Simulink. Perché le principali? Ovviamente l'ambiente è molto grande, quindi in cui possiamo simulare diversi processi. E quindi le librerie a disposizione sono molteplici, noi andremo a guardare solamente quelle che sono che utilizzeremo in queste esercitazioni. Dopodiché faremo una parte relativa alla risoluzione di sistemi di equazioni differenziali, quindi come si risolvono le equazioni differenziali in Simulink. Okay. Una volta impostata la risoluzione delle equazioni differenziali in Simulink, andremo a vedere i principi di risoluzione di un metodo numerico, per capire quale sarà la scelta più opportuna da fare rispetto al tipo di risolutore numerico da utilizzare nelle nostre esercitazioni. In particolare nelle nostre esercitazioni che cosa simuleremo? Simuleremo i convertitori elettronici, che sono un oggetto di questo corso. Oggi credo con il professor Tommaso avete iniziato a studiare lo step down, giusto? Che è un convertitore DC-DC. Nelle nostre esercitazioni analizzeremo sia le topologie DC-DC, ma anche poi successivamente le topologie DC e AC, l'inverter. Che cosa, perché vi consiglio di seguire la parte esercitativa? Perché attraverso le esercitazioni che faremo è possibile analizzare alcuni aspetti teorici che tratterete durante le lezioni. Come avete visto, il corso è articolato in tre tappe, se volete, una parte teorica, poi avete una parte di simulazione numerica del convertitore che studiate in teoria e successivamente una parte di implementazione in laboratorio. Avete già svolto qualche esercitazione numerica riguardava le perdite dei dispositivi di potenza, giusto? La prossima esercitazione sarà la realizzazione di un convertitore step down in laboratorio e in aula informatica simuleremo il nostro circuito. Sia dal punto di vista del modello matematico, quindi sarete chiamati a sviluppare il modello matematico del convertitore che risolveremo in Simulink e successivamente, una volta realizzato il modello, il circuito di equazioni, lo schema in Simulink per la risoluzione del modello matematico del convertitore, andremo anche a dimensionare il nostro convertitore. Quindi nella prima parte i dati del convertitore vi saranno dati, successivamente, date le specifiche di progetto, andremo a dimensionare i vari componenti del vostro convertitore. Quindi questo è quello che vi aspetta da qui fino alla fine del corso. Quindi aspettate per ogni topologia che studiate nella parte teorica poi una successiva simulazione in aula informatica. Non lo faremo ovviamente per tutti, ma per le principali. Allora, abbiamo a disposizione una mezz'oretta, no? Ma infatti questa è solamente un'introduzione a Matra, proprio tutti questi aspetti saranno approfonditi durante le esercitazioni numeriche che faremo insieme, no? In aula informatica. Però ci teniamo a fare questa parte in aula in modo tale da dire alcuni aspetti generali per evitare di perderli continuamente poi durante le esercitazioni. Ok? Allora, Simulink, questa è semplicemente un'introduzione, perché utilizziamo Simulink? Simulink è uno strumento che ci consente di modellare dei sistemi dinamici, okay? in cui possiamo andare a descrivere attraverso un sistema un set di equazioni differenziali, le funzioni di trasferimento, così come l'avete visto durante il corso di teoria dei sistemi in forma di stato, avete visto le varie rappresentazioni di un sistema dinamico, no? Che cosa ci consente di fare? Ci consente di simulare sistemi molto complessi, okay? Quindi in cui si intende un elevato ordine del nostro sistema, in cui ci sono presenti delle non linearità, e
nel caso in cui voi siete stati abituati a trattare i problemi con ingressi canonici, ma potrei avere a che fare anche con riferimenti molto complessi, no? E a uno a questo punto si chiede per quale motivo simulare un circuito o simulare un processo o un fenomeno fisico, perché alcune volte non si ha a disposizione il vostro sistema, quindi bisogna fare una prima analisi di fattibilità o di prestazioni del sistema che state pensando, progettando, o perché è troppo dispendioso fare una simulazione reale di questo sistema, sul sistema reale, o anche perché a volte è pericoloso, no? Quindi andare a se sbagliate a settare un parametro nella vostra simulazione non accade nulla al sistema, non è una simulazione numerica. Potete avere instabilità, ma rimane nel vostro calcolatore. Se avete a che fare con il sistema reale, sbagliate il settaggio dei vostri parametri, potreste causare la rottura o il danneggiamento sia al vostro processo che alle persone, agli operatori che operano intorno al vostro sistema. Quindi perché occorre simulare? Il sistema oggetto di studio non esiste ancora, far funzionare il sistema è troppo costoso o è troppo pericoloso. Spero che tutti abbiano aperto MATLAB e SIMUC, no? Quindi questa finestra spero che vi sia familiare. Ok, quando voi aprite SIMULINK, create un nuovo modello, aprite SIMULINK e trovate un set di librerie. Queste librerie poi si aggiungono altre e di quelle librerie noi utilizzeremo quella relativa alla Power Electronics che adesso nella nuova versione di MATLAB, queste slide sono un po' relative alla vecchia versione di MATLAB, vedremo all'interno di SIMscape Power System, quindi lì dentro troveremo i nostri componenti fisici. Nel senso che noi nella risoluzione dei nostri circuiti utilizzeremo o il modello matematico, quindi simbolico, no? Quindi qui abbiamo un'induttanza che è un parametro, o realizzando proprio il circuito fisico del nostro sistema, equivalente a quello che si fa un po' nell'analisi circuiti elettronici, no? Quindi non so se voi avete mai usato un CAD per la progettazione di una scheda elettronica, lo schematics di qualche anno fa. Aveva la possibilità di disegnare il layout della vostra scheda e poi successivamente di fare anche una simulazione elettrica della vostra scheda in cui ci sono vari modelli di vari componenti. Qui sostanzialmente in MATLAB e nel SimPower System è possibile andare a simulare dei componenti in cui, fisici in cui c'è un modello matematico dietro, no? Ogni componente che voi utilizzate. Rimanendo un attimo sul Simulink, quali sono le librerie che utilizzeremo? Sicuramente quella relativa alle sorgenti, e sulle sorgenti abbiamo diverse possibilità, quello che ci tengo a sottolineare è sostanzialmente, oltre alla possibilità di avere qualsiasi forma di ingresso, abbiamo anche la possibilità di importare una forma, un particolare forzamento al nostro sistema da un file esterno. Potreste avere, che so, una disposizione, un file dati, un possibile forzamento che avete a disposizione che vi è stato passato da qualcuno e volete simularlo nel vostro sistema. Simulink non ha quella particolare forma che volete simulare, avete la possibilità di importare quei dati di quella forma d'onda di cui volete capire il comportamento del sistema se forzato con quel forzamento, e quindi avete la possibilità anche di interagire con l'esterno sostanzialmente, non di MATLAB. Quindi non ho la mia sorgente all'interno di MATLAB, posso portarla anche dall'esterno se è una forma particolare, oppure posso pensarla di costruire la stessa in MATLAB utilizzando le funzioni basi di MATLAB. Allo stesso modo, una volta che ho le sorgenti, ho anche la possibilità di andare a visualizzare le grandezze. La visualizzazione delle grandezze passa per display, oscilloscopi, così come sostanzialmente si fa nell'ambiente reale. Cioè, se io devo simulare, devo far analizzare il comportamento del circuito, che cosa faccio? Prendo le mie sonde di tensione e di corrente, le metto all'interno del mio circuito e le interfaccio, diciamo, un oscilloscopio, su cui andare a guardare l'andamento temporale delle mie grandezze, no? Così come avete fatto durante il corso di misure, no? Immagino. Qui, anche nella nostra corsa, faremo la stessa cosa, a livello sia numerico che poi sperimentale, no?
come nel caso delle sorgenti, anche nel caso del, anche nel caso dei, dei visualizzatori, è possibile esportare all'esterno di MATLAB i risultati della nostra simulazione, quindi guardarli direttamente sul monitor all'interno dell'oscilloscopio di MATLAB, oppure salvare quei dati nel workspace di MATLAB e salvare, una volta salvati all'interno del workspace di MATLAB, posso esportarli, salvarli e successivamente analizzarli, ad esempio. Okay? Quindi fare un database delle mie informazioni, delle mie simulazioni e poi confrontare le varie, per esempio, i vari risultati al variare dei parametri di regolazione che ho utilizzato sul mio sistema, quindi fare un confronto quantitativo delle varie grandezze salvate all'interno della mia simulazione. Dopodiché abbiamo tutti i blocchetti per andare a modellare i nostri sistemi dinamici, che possono essere modellati in tempo continuo o in tempo discreto. Ok? Trasformare la classe, no, vi ricordate, in S o in Z, e qui fate la stessa cosa, no? Quindi avete la possibilità di utilizzare dei blocchetti che vi consentono di andare a descrivere il vostro sistema dinamico continuo o in discreto. All'interno dei blocchetti invece di rete discontinuità utilizzeremo questi due blocchi, uno relativo al limitatore di pendenza di rampa e l'altro la saturazione. A che cosa servono questi sistemi, secondo voi? Vi faccio, diciamo, un esempio che riguarda un po' più gli azionamenti delle macchine elettriche, che è qualcosa che avete studiato e che avete più vicino a voi, no? Per esempio, io un motore so che in funzione della coppia di carico che richiedo di quel motore ho una certa richiesta di coppia e quindi di corrente. Se io non vado a saturare o a limitare la pendenza magari dei profili, potrei rischiare di chiedere troppa coppia, quindi troppa corrente al mio motore. Okay? Oppure, se devo mettere una limitazione sul nostro motore, devo essere sicuro che quella limitazione sia rispetti la tensione nominale del nostro motore e quindi mettere una tensione, un saturatore in uscita sulla tensione. Così allo stesso modo potete andare, nel caso dei nostri convertitori, a limitare l'andamento di alcune grandezze, sia dal punto di vista della pendenza che dal punto di vista del valore che può assumere quella grandezza. Quindi utilizzeremo nelle nostre simulazioni sostanzialmente dei limitatori di pendenza e di saturatore. Per quanto riguarda la matematica di MATLAB, ovviamente MATLAB nasce come un software in cui potete fare qualsiasi operazione matematica, operazioni matematiche che potete fare sia su elementi scalari, sia sugli scalari che in termini vettoriali, numeri complessi. Quindi avete a disposizione tutti i vari operatori matematici possibili, quindi abbiamo operazioni trigonometriche, esponenziali, logaritmi. Lavora anche con l'aritmetica complessa e poi quello che è di matematica di base. Altri elementi utili che utilizzeremo nelle nostre simulazioni sono le multiplexer e i multiplexer. Cioè, quando ho n grandezze e voglio visualizzare tutte contemporaneamente su un unico asse per poterle confrontare, che cosa dovrò fare? Un multiplexer, cioè metterò un multiplexer in ingresso, manderò le n grandezze, in uscita avrò un vettore in cui sono contenute tutte le grandezze, le n grandezze in ingresso. Se volessi invece al contrario andare a selezionare da un vettore di dati una grandezza specifica, dovrò fare l'operazione inversa, che è quella del multiplexer, quindi andare a prendere all'interno di un vettore la grandezza specifica. Ok. Ci spostiamo adesso alla seconda parte di questa presentazione, che riguarda la risoluzione di sistemi di equazioni differenziali. Allora, innanzitutto, quando risolvo un'equazione differenziale, la domanda che vi faccio è qual è la variabile della nostra equazione? È una funzione che deve variare nel tempo, no? Quindi la grandezza, siamo interessati a capire l'andamento temporale della nostra incognita, no? Che è una funzione, potrebbe essere tranquillamente la corrente all'interno di un induttore, la tensione a capo di un condensatore, no? Capire come nel tempo varia quella grandezza. Questa che trovate qui è la forma di un'equazione differenziale
straordinaria in cui abbiamo la nostra variabile è interessata da in cui sono presenti le diverse derivate di vario ordine nel nostro caso rispetto al tempo, quindi abbiamo le diverse derivate, la nostra variabile incognita, il forzamento u, il tempo t. Quindi in generale può essere un'espressione in cui abbiamo la composizione delle varie derivate del nostro sistema, l'ingresso, il tempo e la variabile stessa. Come si approccia a questo problema, la risolvere in matrice? Ma si va a innanzitutto esplicitare l'equazione differenziale, cioè si va a mettere in evidenza il termine di ordine massimo, cioè la derivata massima della nostra variabile. Una volta che si è fatto questo, si vanno ad inserire n integratori secondo l'ordine dell'equazione differenziale. A quel punto vado a comporre gli ingressi dei vari integratori, in modo da andare a ricostruire la derivata ennesima, la derivata n-1 e così via, fino ad arrivare alla mia grandezza incognita. Per farvelo capire in maniera più semplice, facciamo un esempio. Ok? Questo è un classico esempio, abbiamo un sistema massa-molla, quindi abbiamo la massa, y la derivata secondo lo spazio, quindi l'accelerazione, massa per l'accelerazione, più k, che è la costante elastica della nostra molla, per lo spostamento, è uguale a u, che è il nostro forzamento, che è la nostra forza che imponiamo sul carrello. E vogliamo capire, risolvere questa equazione differenziale, cioè andare a vedere nel tempo come si sposta il nostro carrello, no? Ok? Quindi l'incognita è y, lo spostamento. Come si risolve questo sistema di equazioni, questa equazione differenziale? Per quello che abbiamo detto, la prima cosa da fare è andare a esplicitare la derivata di ordine massimo. Quindi possiamo scrivere la derivata seconda di y è uguale a 1 su m o meno k y. Una volta che ho fatto questo, andiamo a costruire la nostra rete in Simonic, cioè prendo Simonic. Quanti integratori devo mettere? Guardo la derivata, l'ordine della derivata massima, che è del secondo ordine, quindi già so che devo mettere due integratori, giusto? Quindi metterò il primo integratore, e ricordo che l'operazione di integrale in S nella classe 1 su S, e vado a comporre. Quindi in uscita qui che cosa avrò? Y, qui avrò la derivata prima, qui la derivata seconda, qui mettiamo 1 su m, che è la nostra costante, dopodiché abbiamo il nostro forzamento u, a cui andiamo a sommare che cosa? Andiamo a sottrarre, scusate, secondo me. La nostra funzione nel tempo y, quindi ritraziono questa, metto un guadagno davanti di 1 di k, la vado a sottrarre al nostro ingresso, in uscita qui che cosa ho composto? La derivata seconda del nostro problema, o meno di 1 su m, la mando in ingresso qui e ho costruito questa rete, che è quello che faremo per la risoluzione della nostra equazione differenziale insieme. Ok? Però mi sono dimenticato. Ok? E questo sostanzialmente è quello che viene fatto qui sopra. Ok? Io ho solamente esplicitato rispetto al nostro caso particolare, però in generale l'approccio è questo, no? Di avere la vostra equazione differenziale, identificate la derivata di ordine massimo, la mettete in evidenza e componete la vostra funzione. Quindi, prima cosa, come si procede per la simulazione di un sistema dinamico? Mettiamo in forma esplicita l'equazione differenziale, componiamo lo schema a blocchi del sistema da simulare mediante l'interposizione di blocchetti elementari,
questo che abbiamo fatto insieme alla lavagna, e successivamente diamo in pasto questo, questo schema a Simulink, che risolverà per noi in maniera numerica, con risolutore numerico, la nostra equazione differenziale. Qui c'è il nostro, i vostri i passaggi che abbiamo fatto insieme alla lavagna, li trovate in questa slide, no? Quindi esplicito l'equazione differenziale, realizzo lo schema a blocchi che abbiamo fatto insieme, successivamente vado nell'ambiente di Simulink, realizzo la mia F e la andremo a risolvere. Quindi per risolvere questa equazione differenziale per via numerica dobbiamo fare un accenno ai metodi numerici, cioè la risoluzione a metodi di integrazione numerica. Ovviamente in questo corso non siamo interessati a sviluppare i metodi di integrazione numerica, no? Siamo interessati ad utilizzarli. Quindi vedremo quali sono le caratteristiche essenziali di questi metodi, ok? Che di volta in volta poi andremo a settare, perché il nostro risultato numerico dovrà essere settato all'interno della nostra simulazione durante le nostre esercitazioni. Allora, qui vedete una che cosa significa andare a risolvere numericamente un'equazione differenziale, no? Quindi qui abbiamo la nostra equazione differenziale, la nostra condizione iniziale, e qui abbiamo quello che è l'andamento della nostra funzione incognita, della nostra equazione differenziale nel tempo, ok? Se il sistema è semplice possiamo risolverlo in forma chiusa, no? Trovare l'espressione nel tempo, la funzione che ci dà quell'andamento nel tempo. Se il sistema è complesso vado a risolverlo numericamente, cioè vado ad valutare quella funzione in alcuni campioni, come se campionassi quella funzione nel tempo, no? Quindi praticamente la soluzione in via numerica non fa altro che individuare un certo numero di istanti di integrazione e calcolare la soluzione solamente in quegli istanti, no? Poi tra un punto e l'altro come si fa? Solitamente di interpolazione, ok? Come ragiona di base un metodo numerico? Il primo passo che si fa sempre in integrazione di tipo numerico è la sostituzione della derivata con il rapporto incrementale, no? Perché sapete che la derivata è il limite che c'è delta t che tende a zero del rapporto incrementale. Quindi praticamente su un'operazione di derivata puoi sostituire il rapporto incrementale, e quindi posso pensare di individuare nota la soluzione al passo n, la soluzione al passo alla fine dell'intervallo attraverso l'utilizzo di questa funzione, che è la nostra funzione incremento. Quindi sostanzialmente vi dico che la soluzione al passo n più 1 è uguale alla soluzione al passo n più un delta t per questa funzione incremento. Ora, in funzione di come esprimete, definite questa funzione incremento, varierà il vostro metodo di integrazione numerica. All'interno di questa espressione cosa troviamo? Delta t che è la lunghezza del passo di integrazione, k è l'indice di passi, che ovviamente è un valore sempre positivo e intero, x con n è il valore calcolato all'istante n delta t. Ovviamente questo valore che voi calcolate in generale è diverso dal punto x di t, ok? L'istante t dipende dall'approssimazione del vostro metodo numerico. E poi qui troviamo la funzione incremento che varia in funzione del tipo del vostro risultato numerico. In funzione della appunto di questa espressione, dell'espressione di questa funzione, i metodi possono essere classificati in metodi espliciti o impliciti. Nel caso dei metodi espliciti, f dipende solamente dai valori calcolati fino all'istante n, okay? Cioè io so tutti i valori che ho calcolato fino ad n, vado a valutare i successivi considerando solamente quello che è stato lo storico. Nel caso invece dei metodi impliciti vado a fare anche una predizione di quello che sarà in avanti, ok? Quindi mi riporto indietro, diciamo, vado a considerare quello che potrebbe essere l'evoluzione del mio sistema in avanti. Ovviamente il metodo si complica, no? Quando si ha a che fare con il metodo complicato. Un'altra distinzione che si fa sui metodi, sempre sulla base della definizione della vostra funzione di incremento, è un metodo di tipo ad un passo o multipasso. Ancora una volta si tiene in conto del valore del passo n e anche dei valori precedenti, non successivi. Vediamo per capire il metodo più semplice, che è il metodo di
Euler, che è il metodo del primo ordine, e che approssima appunto la derivata con il rapporto incrementale della soluzione dell'intervallo t, t con n più delta t, dove delta t è il nostro passo, no? Della nostra soluzione. Praticamente questo metodo si basa sul pensiero di Taylor della soluzione, in cui sono scartati tutti i termini di ordine 2. Il metodo è di tipo esplicito, perché la funzione di incremento dipende solamente dal passo precedente, ed è il primo ordine perché il resto di Taylor è di ordine maggiore di 1, cioè vedremo che l'errore è di ordine 2 in questo metodo. E una rappresentazione grafica della risoluzione con questo metodo di integrazione la vedete in questa slide, in cui abbiamo l'andamento nel tempo con la linea continua, no, della nostra grandezza, e successivamente andiamo a valutare i nostri punti soluzione con il nostro risolutore numerico, considerando x con 0, x con 1, x con 3. E cosa facciamo? Per ogni passo andiamo ad utilizzare la tangente nel punto soluzione, ok? Sfruttando il principio, il fatto che il coefficiente angolare è relativo con la tangente al punto in cui siamo. Come vedete, è possibile che si creano che cosa? Dei vari errori, no? Quindi uno scostamento tra la soluzione reale, che è la soluzione in linea continua, e la nostra soluzione che stiamo costruendo attraverso il risolutore numerico. Questa deviazione è legata essenzialmente a tre tipi di errore. Il primo tipo di errore è l'errore di troncamento, che è legato al fatto che voi state approssimando con la tangente l'andamento della vostra funzione, no? L'altro tipo di errore è un errore di arrotondamento, ma questo dipende dal vostro calcolatore. Oggi questi errori di arrotondamento sono trascurabili, no? E poi successivamente abbiamo un errore che viene propagato, cioè io calcolo x con 0, determino x con 1, dopodiché mi metto in x con 1 e continuo ad andare in avanti. Vedete, da già x con 1 rispetto alla soluzione reale della vostra soluzione c'è un errore. Successivamente questo errore viene propagato in avanti quando vado a determinare il successivo punto, che è l'x con 2. Quindi, come vedete, il problema quale potrebbe essere è che il vostro sistema a un certo punto diventa instabile, no? Quindi che la vostra soluzione vada in instabilità. Ok. Questo metodo solitamente lo utilizzeremo giusto per farvelo vedere in qualche simulazione. Questo metodo sostanzialmente è troppo approssimato e quindi quasi mai utilizzato. Uno, perché la nostra soluzione andrebbe in instabilità. Due, la qualità della soluzione numerica, nel caso in cui la stabilità è conservata della soluzione, successivamente avremo delle qualità della nostra soluzione scarse. Poi vi dico un trucchetto per capire se il nostro sistema è stabile o no, perché a un certo punto finché il sistema è semplice, uno sa già a priori se il sistema è stabile o non è stabile, quindi riesce ad imputare alla scelta del risolutore numerico la stabilità del vostro sistema. Cioè, spiego meglio. Se ho un circuito e so quel circuito come funziona, se la mia soluzione diventa instabile, probabilmente ho sbagliato a utilizzare il risultato numerico. Ma se avete a che fare con un sistema nuovo abbastanza complesso, a priori non so se il sistema è stabile o no, e quindi bisogna prendere le accortezze per capire se il problema è relativo al sistema oppure alla scelta del vostro risolutore. Non so se non sono stato chiaro. Qui poi vedete, ovviamente i metodi si vanno a complicare. L'evoluzione successiva del metodo di Euler, io non considero solamente il punto iniziale e poi approssimo con il rapporto incrementale, ma vado a considerare il punto iniziale e il punto finale, faccio una media, regola del trapezio. E così via, poi abbiamo vari metodi che possono essere utilizzati, in cui sostanzialmente più complicato è il metodo, più tempo sarà necessario per risolvere il vostro modello matematico, ma più accurata sarà il vostro risultato, no? Questo come regola generale. Però in questi dettagli non entriamo. Un'altra cosa che andiamo ad analizzare è se un metodo è a passo fisso o a passo variabile. Questo perché lo facciamo? Perché quando si aprirà l'impostazione del vostro risolutore numerico, è la prima cosa da scegliere, cioè se utilizzare un metodo a passo fisso o un metodo a passo variabile. Ok?
Come dice la classificazione stessa, un metodo a passo fisso che cosa significa? Che il vostro intervallo di discretizzazione della soluzione è costante. Quindi fissate un passo e questo passo sarà utilizzato per andare a risolvere numericamente la vostra equazione differenziale. Quindi sostanzialmente è come se campionate il vostro, la vostra soluzione con un passo costante. Ok? Questo tipo di metodo ovviamente, come abbiamo visto anche nel caso di Euler, è un metodo a passo costante, no? Fissato un intervallo di tempo, utilizzo sempre quello. Ovviamente questi metodi si portano dietro problemi di accuratezza e di stabilità. Se ho un sistema con dei transitori, con un transitorio veloce e successivamente una fase di regime, io sarò costretto, vedremo successivamente con un esempio, ad utilizzare un passo sempre piccolo legato alla costante di tempo più piccola della nostra risposta per andare ad apprezzare la parte iniziale transitorio veloce. Successivamente poi il sistema va a regime, lì potrei in teoria utilizzare un passo più ampio, no? Quindi ottimizzare le mie risorse. Non posso farlo perché devo utilizzare un passo costante. Se non voglio mandare in instabilità il mio sistema, sono costretto a utilizzare un passo che sia più piccolo della costante di tempo più piccola del mio sistema, dell'evoluzione più piccola, perché significa dire che dovrò nell'istante iniziale avere un passo tale da poter andare ad apprezzare la risposta dinamica del sistema con le costanti di tempo più piccole. Ok, quindi da un metodo di tipo variabile quale posso andare a utilizzare? Questa è la slide precedente, quindi occhio che potrei avere delle instabilità con questi metodi. Passo a un metodo di tipo ad adattativo, cioè un metodo che va a passo variabile, adattare il passo in funzione di che cosa? Di una stima dell'errore che viene fatto sulla soluzione. Voi date delle tolleranze massime che potete avere sulla soluzione e lui attraverso queste tolleranze va ad adattare il vostro passo della simulazione in funzione della risposta del vostro sistema. Quali sono gli svantaggi di questa soluzione? Mentre nel passo costante io so a priori quanti, data la simulazione, il tempo di simulazione che voglio simulare, quanti passi farò all'interno della simulazione, quindi quant'è la risorsa, per esempio banalmente quanti punti salverò della mia grandezza tensione, della mia grandezza corrente, non sarà necessario ad esempio salvare il tempo, giusto? Perché è solamente un contatore che si incrementa da zero fino a valore finale con un passo costante, no? Che io so, che ho deciso a priori. Nel caso di un passo variabile, se voglio salvarmi l'andamento nel tempo della mia soluzione numerica, ho necessità di salvare sia i punti soluzione della mia grandezza tensione, ma anche i tempi in cui sono stati valutati, che non sono più costanti fra di loro, non i passi. Qual è l'altro aspetto da considerare? Che essendo un passo variabile, per rispettare le vostre tolleranze sulla stima degli errori, potrebbe causarvi una forte riduzione del passo e quindi un allungamento dei tempi di simulazione. Okay. È un conto se io devo simulare 100 millisecondi con un passo da un millisecondo oppure simularlo con un passo che sia un decimo di millisecondo. Okay. Quindi aumentate il numero di punti da risolvere, da analizzare. Mancano 2 minuti, vi chiudo questa parte, poi la successiva la analizzeremo insieme durante la prossima lezione. Quali sono i risolutori che trovate in Simoni? Ok? I risolutori che trovate in Simoni sono ovviamente risolutori a passo fisso e risolutori a passo variabile. Trovate i risolutori del primo ordine o i risolutori di ordine superiore. Abbiamo detto che i risolutori del primo ordine non li utilizzeremo mai, quasi mai. All'interno dei risolutori a passo variabile troviamo le onde 45 che hanno aggiunto del quarto e quinto ordine, le onde 23, le onde 113, 15S, 23S, 23T, 23TB, ce ne sono diversi. Nel caso del nostro corso l'onde 45 va bene,
utilizzeremo generalmente, poi quando aprite un file di Simulink di base trovate come risolutore numerico lo D45, che è il cosiddetto metodo numerico general purpose, che va bene più o meno in tutti i sistemi, ok? Poi vi faccio vedere qual è il problema legato a un qualcosa che voi lasciate di scegliere al sistema, no? Nel nostro caso particolare i problemi sono solitamente caratterizzati da transitori veloci e poi da una fase di regime, no? Un circuito elettrico è il classico esempio, no? Quindi avete un transitore iniziale e poi una fase di regime. Questi tipi di problemi sono i cosiddetti problemi di Gustif. E per questi problemi, per ottimizzare le prestazioni del risolutore numerico, sono stati sviluppati dei risolutori ad hoc. E infatti trovate questi risolutori che sono, quando trovate S, tipo STIF, che sono dei risolutori pensati per problemi di questo tipo. Per quanto riguarda i metodi a passo fisso, troviamo il load 1, che è il metodo di URL che abbiamo visto insieme molto velocemente, e poi a salire, in funzione del truccamento che fate per sviluppare serie di tipo, i vari metodi. Qui è riassunto quello che vi dicevo sui problemi di Gustif, e questi tipi di... mi date altri 2 minuti, no? Così vediamo. Sono 2. L'equazione si... quindi il problema di Gustif, vi dicevo, era un processo, un sistema in cui abbiamo un transitore iniziale veloce e successivamente una fase di regime. Vi voglio far vedere, poi questo ci entreremo nel dettaglio nella prossima lezione, farvi vedere un esempio. Questo è un circuito, no? Che conoscete, è molto semplice, un circuito RLC, in cui abbiamo tutt'anzi il condensatore, e questo circuito sarà caratterizzato quindi da un transitore iniziale e poi una successiva fase di regime. Capiremo la prossima volta, in funzione della scelta del risolutore, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare un risolutore di tipo STIF per la risoluzione di questo circuito elettrico oppure un risolutore di tipo non STIF. Ok? Va bene. La prossima volta quindi continueremo ad analizzare i parametri che devono essere impostati all'interno del nostro risolutore numerico. E andremo a vedere con alcuni esempi come le prestazioni dei vari risolutori numerici cambiano in funzione del tipo di risolutore che scegliete, no? E quindi quali sono le cose e le accortezze da utilizzare. Va bene, alla prossima.